Ciao, io sono Fabio Gallerani e stai ascoltando il Powercast. In questo podcast voglio aiutarti a vivere il tuo potenziale, liberarti dai tuoi limiti e vivere una vita straordinaria. Ovunque tu sia nella tua vita, non importa. Il mio obiettivo è darti un messaggio di forza, coraggio ed azione. In questo Powercast parliamo di costanza, della tua forza di volontà nel non mollare a metà strada. Parliamo anche di un concetto importante se vuoi ispirare qualcuno là fuori, che è la routine del tuo pubblico. Dove il tuo pubblico ti ascolta, come si abitua ad ascoltarti e perché dovresti seguire una routine costante, decisa, ferma sulle tue convinzioni, impostata, che ti possa aiutare ad andare in diretta o semplicemente a mandare fuori un messaggio con cadenza impostata, per fare in modo che le persone sappiano quando sarai live, quando potranno ascoltarti, di cosa parlerai e soprattutto condividere il tuo messaggio con il mondo. Sin dal 2014 ho sempre avuto questa voglia di condividere con le persone un messaggio tecnico, pratico, di come migliorare la propria vita da subito. Per questa ragione nel 2014, mi ricordo, era l'accademia di Brian Tracy, questo grande formatore americano, imparando concetti che mi hanno totalmente stravolto la vita. In quel periodo ero anche in un gruppo di marketer americani chiamato Empower Network, dove Dave Wood, il leader di questo gruppo, lanciava sfide ai membri dicendogli di essere costanti nel mandare fuori un messaggio, nel creare il proprio personaggio, e c'era questa sfida dei 45 giorni di fare video ogni giorno per 45 giorni per mandare fuori un messaggio. Quindi c'erano i cuochi che facevano food blogging, facevano video di piatti prelibati, c'erano i personal trainer, persone che insegnavano nuovi esercizi alla loro audience, e c'erano le persone come me che non erano professionisti ancora in nulla, ma che semplicemente stavano studiando qualcosa di nuovo. E Dave Wood, mi ricordo, che insegnava alle persone, se non avevano un messaggio da insegnare agli altri, a ripetere semplicemente ciò che stavano imparando giorno dopo giorno ed insegnarlo alle persone là fuori. Ed era quello che feci anche io. In quel periodo stavo studiando concetti di crescita personale così sconvolgenti che mi sentivo in dovere di condividerlo con gli altri. Iniziai una serie di video chiamata Teoria delle Dimensioni, ancora su YouTube, cercala adesso, è anche in inglese, Dimensions Theory, se magari parli inglese oppure vuoi esercitarti ad ascoltare l'inglese. Sono i miei primi video, sono video orrendi ma con un contenuto fantastico che hanno aiutato tantissime persone, e il paradosso sai qual è? Che tra tutti i miei ascoltatori in quel periodo c'è stata una signora, un contatto, che ha letteralmente stravolto la mia vita portandomi ad entrare in contatto con persone di un altro livello, imprenditori veri, quelle persone che poi sono diventate i miei mentor nella mia crescita personale. Per cui l'esporti, l'essere costanti, l'entrare nella routine del tuo pubblico, anche se parli da solo con il divano, prima o poi qualcuno ti ascolterà. Anche se hai due persone in diretta su Facebook, la tua costanza sarà premiata, perché due persone è un audience, sono persone che ti seguono, che vogliono sentire quello che hai da dire, che vogliono sentire il tuo messaggio. L'importante è entrare nella routine del tuo pubblico. Il tuo pubblico lavora tutto il giorno, è un pubblico dipendente, vuoi colpire le persone che sono arrabbiate con la propria vita ma che comunque sono vincolate ad un lavoro tradizionale. Beh, allora devi andare in diretta magari la sera quando escono dal lavoro, devi pubblicare i tuoi nuovi contenuti tardi, non devi fare le cose a caso. Il processo di creare il tuo personaggio non è uno scherzo, è qualcosa che ti dura per sempre. Per questa ragione in questo Powercast ti parlo della routine del tuo pubblico. Chi è il tuo pubblico? Cosa pensa il tuo pubblico? Come agisce? Dove gira sul web? In che social media è più presente? Se vuoi ispirare un pubblico di imprenditori, beh allora considera lavorare più forte su LinkedIn, invece che andare in diretta o magari fare degli snap su Snapchat, dove il concetto di quel social media magari è il cazzeggio, il divertimento. Mandare un messaggio serio su Snapchat è come parlare di politica in un meeting di reggaeton, è come parlare di danza classica a un rave party a Ibiza. Per questa ragione devi conoscere il tuo pubblico e successivamente creare contenuto, ma entrare nella routine delle persone che ti seguono.
In questo momento io sono live, sono le 7 di sera, sono il 28 aprile, è sabato. Allora il mio pubblico dov'è? Alle 7 di sera magari è fuori, però io continuo a mandare un messaggio a loro, un messaggio di crescita, un messaggio interessante che può aiutarli in questa giornata festiva, ok? Ma comunque, magari alle 7 di sera, prima della cena, è un orario dove le persone si stanno collegando a internet, sono lì magari con amici, e nessuno vieta loro di ascoltare questo audio. Per cui, personalmente, il sabato e la domenica sono giorni un po' critici per capire qual è l'orario migliore per mandare fuori il tuo contenuto. Ma cerca di capire, chiedi alla tua audience, a che ora ti viene meglio seguirmi? Quando è che sei più felice di sentirmi? Ci sono persone che creano contenuto all'alba. Si svegliano la mattina e creano dei concept chiamati "Ehi, sono il tuo caffè, sono la tua energia giornaliera". Quel concept ha avuto un successo clamoroso. Questo personaggio, Alex, questo grande motivatore nel mondo del network marketing, ha creato questo concept, ha avuto un successo pazzesco. La mattina c'erano 300-400 persone connesse perché la sua audience era formata da gente che lavorava, ma che voleva uscire da quel circolo. E quindi lui era la loro speranza, la loro carica a quell'ora della mattina. Io preferisco aiutarti di sera, quando dopo una giornata stressante magari hai bisogno di sentire la mia voce. Se non mi senti di sera, beh, metto a disposizione i miei audio su una app chiamata Podbean, Podbean. Scarica quella app, così puoi ascoltare questi audio anche di mattina. Io sono Fabio Gallerani, grazie per aver ascoltato questo Powercast in cui ti parlo di essere costanti e capire quando mandare e pubblicare il tuo contenuto per la tua audience, per il tuo pubblico. Seguimi su Fabio Gallerani Official, su Facebook e Instagram, connetti con me nel mio sito fabiogallerani.com, cercami anche su LinkedIn, sei un professionista, sei un imprenditore, vuoi lavorare insieme a me, hai bisogno di una scossa nel tuo business, vuoi che ti aiuti a digitalizzare il tuo business, vuoi fare più soldi, vuoi aumentare il tuo fatturato? Connetti con me, assieme a Matteo Pittalughi, il mio socio, assieme a un movimento di imprenditori, persone normali diventate straordinarie con internet. Digitalizziamo la tua offerta, il tuo messaggio, ti diamo più esposizione, ti facciamo fatturare di più. Money talk, bullshit walk, diceva uno dei miei mentor nord europei. I soldi fanno la differenza, le stronzate camminano. Grazie per aver ascoltato questo Powercast. Ricordati, vivi il tuo potenziale. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!